Salve ragazzi e cari amici del web, faccio questo video per parlarvi di un argomento molto interessante, ovvero del fork del Bitcoin. Faccio questo video anche forte del fatto che il primo video che ho fatto parlando dei Bitcoin ha avuto 3.000 visualizzazioni in poche ore. Allora, che cos'è il fork? Il fork tecnicamente è una clonazione del Bitcoin. Perché avviene questa clonazione? Perché qualcuno effettua delle modifiche all'algoritmo principale del Bitcoin per perfezionarlo oppure per aggiungergli altre funzionalità che, a momenti non, che attualmente non sono supportate. Ecco, non è che se io sono uno sviluppatore, faccio una modifica al Bitcoin, il Bitcoin è stato modificato. No, il Bitcoin continuerà ad essere quello che è minato ed è utilizzato dalla maggior parte degli utenti. Per cui io creerò una clonazione che potrà avere più o meno successo a seconda della gente, del numero di persone che lo adotteranno, dei miner e anche a seconda del fatto che questa moneta sia più o meno contrattata dagli exchanger in internet. Perché se tu hai una criptomoneta ma nessuno te la cambia, non avrà mai un valore intrinseco, sarà solamente un qualche cosa paragonabile ad avere i Pokémon nel telefonino, cioè qualcosa che dal punto di vista monetario non ci fa niente. Allora, quello che volevo dire io di questo fork, siccome tutte le volte il fork crea grandissima incertezza, secondo me, io ormai ne ho passati diversi, e lo scenario che si crea è sempre lo stesso. Inizialmente si crea un effetto panico, ci sono i giornali, in realtà non ci sarebbe bisogno di nessun effetto panico perché il Bitcoin è studiato talmente bene che non subisce effetti da questo fork. Il vero Bitcoin continua sempre a essere quello che tu c'hai nel wallet, ovvero quello utilizzato dalla maggior parte dei miner, quello che ha la maggior parte, diciamo almeno il 51% della potenza di calcolo. E rimarrà sempre il filone principale. Però, tuttavia, secondo me questi fork sono tutti creati ad arte. Uno, perché uno è possibile creare un clone del Bitcoin senza prendere per base la blockchain. Quindi tu puoi creare una nuova, partendo di sana pianta, creare una nuova moneta virtuale. Perché questi partono utilizzando la blockchain del Bitcoin? Perché essenzialmente, quello che sono riuscito a capire, loro creano un effetto panico perché comunque questi miner che fanno i fork oppure sviluppatori hanno un loro seguito, riescono a creare un effetto panico pubblicando notizie ben mirate in alcuni media che sono comunque da loro gestiti, la gente non sapendo cosa fa in quel periodo lì. Tanti dicono: ma io nell'insicurezza fino adesso ci ho guadagnato, mi ritiro momentaneamente e prendo un'altra criptovaluta, oppure ritornano sull'euro e sul dollaro. Cosa succede? Quando vendono, la criptovaluta si spompa, scende, e sono questi qui che hanno inventato del fork che se la ricomprano loro. Per cui alla fin fine è un qualche cosa di altamente speculativo. Noi adesso abbiamo tutti capito che ogni 2 mesi si ripeterà questo teatrino. Come comportarsi? Uno, quando sai la notizia, potresti fare come fanno questi speculatori, quelli che fanno il fork. Vendi tutto, ti compri dollaro, euro, quello che vuoi, investi in oro, aspetti, dai un ordine, se compri Ethereum, dai un ordine di comprare Bitcoin a circa un 20% del prezzo attuale. Succederà sempre quando c'è un fork, succede che vi è un calo netto della criptovaluta, può scendere di un 30%, diciamo, e in questo momento qui gli speculatori intervengono comprandolo. Per cui il calo della criptovaluta, come abbiamo avuto modo di osservare in passato, è di 2 o 3 giorni, ma 2 giorni già proprio ad arrivare tanto. È un calo repentino e questi fork sono creati ad arte per far calare la criptovaluta di un terzo, diciamo, in modo che questi tu la vendi e questi se la prendono loro, ecco, creando questa sorta di effetto panico. Un qualche cosa che uno potrebbe anche fare: tenersi i bitcoin, fregarsene, perché poi questi cali sono comunque
temporanea, anzi, se uno non ha tanta praticità, rischia di vendere quando il Bitcoin è calato e poi se le ricompra a prezzo maggiore. Per cui alla fin fine quello che deve fare l'investitore è sempre calcolare di non diminuire mai il suo volume di Bitcoin. Oppure, girando la frittata, quello che fanno questi speculatori che fanno il for, loro non gliene frega un cavolo di fare il for, perché abbiamo visto quando è nato il Bitcoin Cash, poi alla fin fine non ce l'ha neanche raccontata giusta. Se tu fai una transazione in Bitcoin Cash, abbiamo provato tutti, la velocità è quanto tanto quella del Bitcoin tradizionale, se non anche più lento. Poi abbiamo visto Litecoin, c'è Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, cioè ormai siamo pratici di vedere questi fork, sono solamente giochetti creati ad arte per creare quell'effetto panico che dura 2 o 3 giorni, poi la gente non capisce, poi ti dicono no, sposta tutto sul wallet perché se c'è il fork, poi la nuova criptovaluta che nascerà dal fork può essere che non viene ridistribuita dal sito dove tu tieni Bitcoin, perché a quelli lì magari non gliene frega niente di dartelo. Per cui alla fine questi fork creano comunque l'opportunità per qualcuno che sa bene i giorni, i movimenti e tutto, di far calare il prezzo del Bitcoin per poi ricomprarsi le loro. Ecco, quindi questo fork, come abbiamo già visto in passato, se qualcuno è molto attento, può approfittare lui e fare anche lui questo giochetto speculativo e aumentare quindi il proprio volume di Bitcoin di un circa un 20%, oppure non fare niente, perché tanto una volta che il fork è avvenuto la criptovaluta rischizza in avanti. Chiaramente prima del fork, quel mese prima, quel periodo per 1 o 2 mesi prima, c'è un periodo di incertezza, non si vedranno mai grandi prestazioni, almeno in passato abbiamo visto il periodo prima del fork in genere molto fiacco. Però cosa succede? Avvenuto il fork si recupera tutto quello che non si aveva guadagnato nel periodo fiacco e andiamo anche ancora oltre. Ecco. Per cui il consiglio che vi do io è di non farvi prendere dal panico, potete semplicemente non fare niente e tenetevi i Bitcoin del wallet, oppure usate anche voi, giocate un po' d'astuzia e cercate di aumentare il volume di Bitcoin, che comunque non è un'operazione facile, uno dovrebbe farlo utilizzando un robot, che quello è più, riesce a vedere quando sta calando. Fa i suoi calcoli con il robot, ecco, uno potrebbe fare ulteriori guadagni anche con il fork, perché il robot trae vantaggio quando ci sono delle grosse oscillazioni, quindi più si parla di volatilità, più il robot ti potrebbe far guadagnare. Ecco, uno se non è in grado, io da sviluppatore software, il robot me lo faccio da solo, non credo neanche che si possano comprare, magari esistono, però uno per fare il lavoro che potrebbe fare semplicemente il robot dovrebbe stare dalla mattina alla sera, anche di notte, attaccato al computer, vedere il grafico, e non è una cosa tanto fattibile. Ecco. Quindi vi saluto a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao!